Ciao a tutti, oggi a Brand Spritz siamo in compagnia di una creativa veramente molto brava, la regina di Midjourney, mi spingerei a dire, spero che mi perdoni questa concessione, perché in particolar modo parliamo di intelligenza artificiale generativa. Bentrovati a Brand Spritz, tecnologia frizzante per brand innovativi. Oggi abbiamo un ospite speciale e continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, ma lo facciamo in una maniera un po' diversa dall'ultima volta. Tu sei una creativa, Manuela, ma raccontaci un pochino meglio di cosa ti occupi. Mi occupo di creatività, sono Lead of Campaign in UI Design di Catido Plus. Mi occupo di campagne. Mi occupo di user interface design, quindi tutto quello che è l'esperienza digitale da un punto di vista creativo, da un punto di vista di visual. Quando è entrata l'AI nella tua vita? Allora, durante le vacanze di agosto. Dell'anno scorso, sì. È stato incredibile perché mi ricordo perfettamente il momento. Stavo guardando LinkedIn e ho visto un post di un abito fatto da un direttore creativo di Young Rubicam Brasile e ho visto questa immagine e sembrava una cosa, non so, mai vista. Ho detto cos'è? Sono andata a leggere tutto il post e lui ovviamente ha scritto come era stato fatto eccetera e leggo Midjourney. Dico cos'è? Devo subito sapere. Allora ho iniziato a cercare informazioni, digito, scopro che Midjourney è un tool di intelligenza artificiale. Io ovviamente cado dal pero perché non conoscevo nulla in quel momento, no, di questo mondo, se non per sentito dire, ma non avevo mai visto una creazione. Sì, rimango folgorata e per cui inizio a fare ricerche, mi scarico il tool e dopo 10 minuti tipo, ho comprato subito la versione Pro e ho iniziato a lavorare durante le vacanze. Quindi tu hai iniziato 10 giorni, 8 ore al giorno solo di Midjourney. E hai iniziato a portare la AI dentro al tuo ambito creativo, perlomeno all'inizio? All'inizio personale, assolutamente. Poi una volta capiti i plus, cioè quello che avrebbe potuto fare all'interno di un workflow, Lo stiamo implementando anche in Catido Plus, assolutamente. Immaginati l'ottimizzazione dei tempi quando bisogna fare un mood board o bisogna fare dei mock-up o bisogna presentare delle idee, chiaramente in stato non avanzato, ma nei primi passi, no? Nei primi step. Per cui è assolutamente incredibile quello che puoi fare. Mentre adesso scorrono, mentre chiacchieriamo un po' di immagini tue, sì. So che tu hai una passione personale e quella è stata ovviamente il tuo inizio. Ne ho due. Una è sicuramente la moda e l'altra sono sicuramente le geishe. Una tua scelta, una tua predisposizione. Sì, mi piace tantissimo. Ma raccontaci bene come avviene questo tuo alimentare l'intelligenza artificiale, nel caso specifico Midjourney, per farla produrre delle immagini. Intanto io ancora adesso tento, continuo a fare tentativi. Secondo me non esiste un prompt perfetto. Ma spiegaci cos'è un prompt però. Ok, allora è l'input testuale che attraverso una formazione, no? Quindi una sequenza di parole chiave, creiamo una frase, la diamo in pasto all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale lavora su quella descrizione che noi abbiamo dato e ci rimanda indietro un'immagine. In realtà ce le rimanda 4. Noi tra quelle 4 possiamo decidere se andare avanti con delle altre versioni oppure se rifare completamente la richiesta, quindi te ne manda altre 4 e su quelle si inizia a perfezionare, a scegliere quella che più ci piace, ci convince. Quindi è un lavoro di tentativi quello che fa. È un lavoro, il mio è assolutamente un lavoro di tentativi, sì. Cioè non, ogni volta io rimango assolutamente affascinata da quello che Midjourney mi restituisce sotto forma di immagini, perché anche solo cambiando una parola, cambiando un effetto, cambia tutto completamente. Ma anche utilizzando lo stesso prompt 2 volte, teoricamente potrebbe esserci un cambiamento. Assolutamente, non ti fa mai la stessa cosa, mai.
E questa cosa tu come la vivi? Perché sai che intorno al mondo dell'intelligenza artificiale da parte dei creativi c'è stata una parte che sembra averla accolta in maniera entusiasta, no? Come stai facendo tu, e una parte invece un po' spaventata. Tu ovviamente sei nella fazione degli entusiasti, giusto? Ok. Sì. E secondo te come andrà avanti questo alimentare da parte dei creativi di intelligenza artificiale? È imprescindibile in questo momento diventare consapevoli di quello che è l'intelligenza artificiale, di quello che può fare all'interno del nostro campo, ma può essere il campo visual, come può essere il campo musicale, come può essere il campo motion. Ci sono n situazioni che sono ovviamente, come dire, che fanno parte, no, di tutta questa rivoluzione. Sarebbe un po' anacronistico, come dire, no, adesso non fingere che non esista una tecnologia come questa. Ma secondo me non capisco le perplessità di alcune figure, di alcune professionalità, assolutamente, però non puoi non stare al passo coi tempi e soprattutto non puoi non capire quanto questo possa aiutarti anche nel tuo lavoro. Quanto si lavora mediamente per arrivare a un'immagine che ti dipende. Possa soddisfare? Può essere buona la terza, la prima difficilmente, come puoi fare 2000 versioni, dipende se azzecchi, che poi non è che azzecchi, se ragioni bene e proprio nella costruzione del prompt. Sta tutto lì, e comunque dietro alla costruzione del prompt c'è una persona, c'è la testa di una persona che ragiona e sta ragionando e sta cercando di capire come meglio utilizzare le parole per poi avere un ritorno indietro in immagine. Quindi è un po' complicato, nel senso, cioè non è complicato il modo, è complicato riuscire a trovare proprio come scrivi, no, il prompt, per far sì che l'intelligenza artificiale riesca a elaborare al meglio i tuoi input. Quindi, per esempio, se tu usi degli input testuali troppo complicati o con troppi dettagli, magari succede che l'intelligenza artificiale alcuni li perda perché sono troppi. Oppure, se li metti in modo sbagliato o li metti in sequenza sbagliata, darà la priorità a qualcos'altro rispetto a quello che tu volevi. La cosa più importante è essere super chiari nella descrizione di quello che tu vuoi ottenere. Quindi tu hai in testa un'idea, hai in testa un visual, quindi lo devi descrivere. Devi descrivere se sei in una stanza, quali oggetti ci sono, se ci sono più persone, che cosa stanno facendo, come sono vestiti. Puoi arrivare anche ad avere il dettaglio sono vestiti con il tal stilista. La luce è fondamentale dargli uno stile che poi si mischia con tutto il resto del prompt per darti un'immagine indietro. E dall'immagine che hai ottenuto, nel tuo caso con Midjourney, quanto spazio di manovra hai, di solito ti metti per fare post-produzione su quell'immagine? Ci lavori molto? Cioè, qual è il tuo modo superandi? Una volta che dico ok, mi piace, la importo in Photoshop tendenzialmente e calibro quelle che sono, dipende poi se ci sono errori, se ci sono cose migliorabili, per cui quelli li sistemo. Però tendenzialmente utilizzo Photoshop successivamente per sistemare i settaggi di luce, contrasti, magari gli do un po' più di luminosità. Arriverà, secondo me, un certo tipo di regolamentazione arriverà anche e soprattutto dopo, no, queste grandi battaglie legali che sono iniziate sia in America che in Inghilterra, proprio su come Midjourney, io parlo di Midjourney perché è il tool che uso di più e quindi conosco meglio, su come si sia, su come abbia lavorato e su quali immagini si sia esercitato, ok? Quindi il tema è, ci sono un tot di persone che sostengono che Midjourney abbia macinato e si sia esercitato su immagini su database di immagini coperte da copyright. Midjourney, che io sappia, non ha mai smentito questa cosa. Poi, insomma, non sono un legale, se ci dovrà essere una regolamentazione.
al netto che secondo me l'unica regolamentazione, però è la mia opinione, che vale la pena fare è nel momento in cui tu inserisci nel prompts il nome, quindi nella striscia di testo, il nome preciso e puntuale di un artista che è diverso dallo scrivere nel prompts una corrente stilistica. Cioè se io scrivo surrealismo lo posso fare, nel momento in cui però io scrivo nome e cognome di un illustratore, sto dicendo a caso, poi può essere un pittore, può essere qualsiasi altra cosa, quello che dovrebbe succedere e che potrebbe succedere è che dall'altra parte Midjourney mandi una notifica, accetti, sì, bene, e che magari ci possa essere una fee. Sì, io su questo potrei, ecco, questo è uno scenario che non credo sia impossibile da non nemmeno da complicato da concretizzare. Nemmeno complicato. Sì. Quindi diciamo perché sarebbe necessario fare un'archiviazione da parte degli artisti in modo che compaiano all'interno delle piattaforme di intelligenza artificiale. Sì. E loro possono anche decidere di non accettare. Così come si fa con la musica, per esempio, no? Per certi versi sulla musica abbiamo già mosso più passi avanti. Beh, Manuela, abbiamo già finito la puntata, quindi Cato. Stai moltissimo. Meno male. Vabbè, allora, anche se non bevi, facciamo un bel brindisi lo stesso, facciamo finta per voi. Cin è alla prossima puntata e io vi ricordo che in descrizione su YouTube trovate tutti i link utili per capire e approfondire quello che abbiamo trattato oggi e magari per conoscere un po' meglio Manuel. Cin. Oggi abbiamo parlato di intelligenza artificiale generativa e abbiamo visto insieme, ascoltato una testimonianza sull'utilizzo di Midjourney. Quello che sicuramente abbiamo compreso è che l'intelligenza artificiale mette a disposizione dei creativi tanti tool, tra cui appunto Midjourney, per sperimentare e provare. Quindi il mio invito a tutta la community dei creativi è di sporcarsi le mani, provare cose nuove e iniziare a creare, no, con i propri prompt, a creare delle cose e a mettersi alla prova in tanti ambiti diversi, dall'illustrazione fino alla digital art più pura.